Un lavoro lungo, perché è un lavoro che ha richiesto più di un anno di tempo. Noi siamo stati in Turchia nell'agosto del 2011 e poi nei ritagli di tempo, nel tempo libero, tra un servizio e l'altro, nell'ultimo anno appunto abbiamo messo insieme questo racconto. È un racconto particolare, Shlomo, la terra perduta. Che cos'è la terra perduta? È Turab Din, che è una regione al confine tra la Turchia e la Siria. Siamo in una zona remota della Turchia. Tutte le interviste che vedrete sono inedite, totalmente inedite, non sono mai apparse, sicuramente non in Italia. È la prima volta che affrontiamo un tema del genere, è la prima volta che si parla del popolo arameo. Basti dire che se uno va a controllare su Wikipedia e scrive Turchia aramei, viene fuori che è un popolo estinto. È un popolo estinto che non esiste. Quindi ci abbiamo incuriosito e ci siamo presi questa responsabilità, avevo i bagagli, siamo partiti, siamo andati in Svizzera, abbiamo chiesto di poter lavorare su questo popolo ai rappresentanti, ci hanno dato fiducia, dopo circa 2 o 3 mesi di contatti con loro, ci hanno dato fiducia, ci hanno accompagnato in casa delle persone, ci hanno accompagnato nei monasteri, nei luoghi in cui loro vivono ancora, perché l'idea è quella di tornare, poi lo scoprirete, lo vedrete lungo la narrazione del film. Questo lavoro non vuole essere un atto di denuncia politica, non è un documentario politico o religioso o sociale, o meglio, ognuno potrà portarsi a casa quello che più magari ha lasciato, no? Esatto. Noi volevamo trasmettere a voi quello che abbiamo provato. Cioè abbiamo provato. Esatto, l'obiettivo era raccogliere delle storie, presentarle così semplicemente, anche per comunque far riflettere sulla condizione di tutte le minoranze del Medio Oriente, perché parlare degli aramei significa, potete sostituire la parola, metterci i caldei, metterci i copti, metterci i cristiani della Terra Santa. È una situazione molto difficile di discriminazione, a volte fisica, ma una discriminazione molto più sottile. Lui è Mehdi, la persona che ci ha accompagnato, che ci ha ospitato, avete visto all'inizio quella splendida colazione, no? Un'esperienza anche personale, bella. Invece lui, suo cugino, padre Abramo, che è stato il primo tramite che poi ci ha portato a Melchi. Oggi padre Abramo vive in Svizzera con Melchi a Locarno. Sono appunto, sono alcuni due aramei che sono scappati da Turab Din negli anni 70 e adesso insomma con le loro famiglie vivono in Svizzera senza dimenticare Turab Din. Vero? Perché? Quello è vero, assolutamente non dimenticheremo mai. Buonasera a tutti e un complimento ai amici, grandi amici. Siamo andati a Turab Din per un viaggio di trovare, di fare delle domande, ma alla fine con due personaggi come Matteo e Stefano, come avete visto, hanno fatto un gran lavoro. Un gran lavoro perché prima di tutto per la nostra comunità, ma la seconda cosa anche magari per il popolo italiano. E un complimento. E abbiamo scoperto, ecco, allo stesso tempo due amici. E due personaggi hanno, diciamo, due caratteri differenti. Ecco, questo l'ho notato durante i nostri viaggi, però sono lavoratori. Lavoratori lavoravano giorno e notte insieme. Abbiamo passato 10-12 giorni, abbiamo fatto sud-est della Turchia e nord della Turchia e poi siamo andati anche in Europa, come avete visto nel filmato. Io quando ho visto questo film, adesso la prima volta, sono molto emozionato, sinceramente. Una parte delle lacrime sono scesi dentro e poi anche fuori. E quindi veramente ho sentito proprio... mi sono ricordato proprio i giorni in cui vivevo quando ero piccolo, la mia infanzia.